E vi ricordo che tutti i dati relativi all'annata agraria ferrarese li potete trovare sul sito della provincia www.provincia.fe.it. Una provincia, quella ferrarese, che al pari delle altre dal 1 di gennaio 2016 non avrà più la delega all'agricoltura, che ritorna alla regione Emilia-Romagna assieme al personale. Sentiamo quale scenario si prospetta da Nicola Rossi, vicepresidente della provincia di Ferrara e che ha attualmente la delega all'agricoltura. Direi che dal punto di vista amministrativo, pur avendo avuto all'interno della provincia di Ferrara in questi anni gli uffici decisamente attivi, è un'attività decisamente importante anche dal punto di vista qualitativo del lavoro delle persone, della capacità, delle competenze e soprattutto della disponibilità. Dicevo però che già in questo ultimo anno dal punto di vista amministrativo io ho ricevuto la delega all'agricoltura, una delega all'agricoltura che è stata gestita in modo diverso da quanto eravamo abituati, chiaro che un tempo c'era l'assessore all'agricoltura. Oggi c'è una delega che ha un sindaco che in mezzo a un marasma di cose da fare ha tentato di porre l'attenzione alle situazioni un pochino più complicate, mi vengono in mente le nutrie, ecco, per esempio. Diciamo che io dal punto di vista della scelta regionale di prendere, di ritirare la delega e di portarla in regione la vedo assolutamente positiva. La vedo positiva perché credo che sia il segnale di un'attenzione forte, di una capacità di capire che l'agricoltura, in particolar modo nella provincia di Ferrara, deve essere il motore trainante dell'economia. Quindi immagino che l'agricoltura gestita direttamente dagli uffici regionali possa dare quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno. La sfida nostra, la sfida del Presidente, in primo luogo il Presidente Tagliani, sarà quella di capire quali saranno gli uffici di prossimità che rimarranno in questo territorio. Abbiamo bisogno di gente competente, di gente che sappia di cosa sta parlando, di gente che conosca il territorio e di gente che riesca a dare quel valore aggiunto e quelle indicazioni alla Regione per attivare quei bandi oppure quei percorsi di avvicinamento, sto pensando chiaramente al PSR, cioè percorsi di avvicinamento che permettono ai nostri agricoltori di accedere a quei finanziamenti senza i quali credo che si farà fatica. Lei è ponente alla delega all'agricoltura, dal 1 di gennaio 2016 sarà ancora così, cioè lei sarà il riferimento politico per il territorio oppure no? Come funzionerà? Funzionerà che ce l'avamo dato in impegno di un anno, ci rifermeremo con la nuova con la governance che ha governato quest'anno la provincia e io credo insomma che sia stato un risultato eccellente, in particolar modo la scelta del Presidente un anno fa, ci siamo detti che avremmo fatto il punto della situazione, verificheremo qual è lo stato dell'arte delle cose, quali sono le disponibilità dei sindaci, perché sono alcuni sindaci che andranno alle elezioni, alcuni sindaci che stanno gestendo delle situazioni all'interno dei propri comuni decisamente complicate, quindi non è così semplice, così automatico che le cose rimangano come sono adesso. Io do chiaramente la mia disponibilità, ho già sono le relazioni che abbiamo intrapreso in questo anno con gli agricoltori, sono state relazioni decisamente produttive, c'è stata grande soddisfazione da entrambe le parti, insomma io spero insomma, che ci sia la possibilità di continuare e, come dicevo prima, la possibilità di interloquire con soggetti che siano di prossimità alle aziende e quindi creare quel collegamento fra amministrazione e privato che è assolutamente necessario.